Succede, non Non succede, è succede, sempre non lunedì, succede. quindi a scuola e ti Sì, svegli presto lo molto stesso. stressante la Domanda di giornata. merda ho fatto. Però se giocassi la domenica o il sabato, a che ora andresti a letto? Sicuramente l'ansia, le emozioni ci sta, perché dipende poi dalla partita, eh. Giustamente se giocherei, se giocassi, quindi se Bravo, giocassi. bravo, 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 bravo. Temevamo questo, l'abbiamo detto. Sì, A inizio sera può scappare, però però mi sei sono stato, corretto mamma subito. no, e ti sei corretto da solo, quindi Sì, sei uno spettacolo, bravo. se giocassi con la Però prima vedi, squadra, questo è probabilmente perché già io ti ho fatto, pensato, ma pensato. perché io ci ho Sì, fatto una domanda e lui non mi ha risposto, ci sta girando attorno. Io ho detto a che ora andresti a letto? andrei a letto, non lo so, Numero 2. non lo so se riuscirei a dormire. Mister, lo Poi, metto in difficoltà. come detto. Partita la domenica mattina, a che ora vai a dormire il sabato sera? Come ti ho già detto, dipende dalla partita. Se con È una una partita, se una partita con la se prima, giochiamo con l'ultimo in classifica, no, ce ne no, poi Diop vince un mandato 2-1. Mannaggia il manicomio. assolutamente. Il senso è che se giocherei con, se Perché dici? giocassi Perché con la prima ora squadra, l'emozione sarebbe, ti manderebbe a letto prima. no, più tardi. Ah, più tardi. Sicuramente. Ah, scusi, capito? Scusi dell'emozione, se va con che quattro. Ah, Può darsi. bello. Invece Marcello a che ora No, andiamo? no, io già sto pensando alla mia partita di domani. No, tu stai pensando a magnà. Non stai pensando alla partita di domani, ti vedo No, proprio i no. panini negli Prima di occhi, venire, i panini negli occhi, veramente. frizzolando. Oh, lo sapete che tra voi c'è un artista? Quello notturno? Un Notturno artista. E qui in mezzo a noi, un artista nascente, non solo calciatore della forza e coraggio, ma è anche un ragazzo Che profondo, bascù. dal lato oscuro, che ama scrivere. E che adesso si è cimentato con la musica. Stiamo parlando di Massimiliano Ciampa! Vedi quanti applausi stasera. Massimo, ci vuoi dire un poco che hai combinato in quest'ultima settimana? Ragguagliaci. Allora, ho scritto qualcosa, ma giusto così, niente di eccezionale in realtà. Però giusto per un periodo che ho vissuto della mia vita. Tutto qua, quindi. E ne hai fatto una bella canzone. Sì. Bella Cioè, secondo me canzone, piace molto. genere. Rap, Rap. ovviamente, perché ormai penso sia un'ottima fonte di sfogo. Eh sì, Cioè, ti puoi sfogare con il rap, secondo è vero. Ma so che sei stato anche in sala Sì, d'incisione. io ho registrato il 3 febbraio, esce su YouTube, Che quindi il spettacolo! titolo è Cenere. Invitiamo Per tutti tante ad andarlo cose, ad ascoltare, ne vedi tu, tutti ad ascoltarla, per favore. Ascoltare ripeti un Cenere. po' la data dell'uscita, Il 3 il 3 febbraio 2020. su YouTube, ho sentito Sì, bene? su Che YouTube. Solo su spettacolo! YouTube. Ok. Only YouTube. Cliccate, insomma, ascoltate la canzone di Massimo Ciampa. E poi Ah lui si sì. aspetta anche un giudizio, perché i Sì, giudizi fanno assolutamente. Fanno crescere. crescere sia. Fanno Sì. crescere. Ok. E Sì, beh, ma ah sì. nei Sì, giudizi. Sì, sì. sì. Ah Bello. sì, hai sbagliato quando Okay. messo. Ma poi lo metti anche su Spotify? No, no, Si no. paga Su pure Spotify no, ma perché la base comunque l'ho presa da là. YouTube, Ah, quindi è ok. un. Cioè, non posso metterla su altri. Va bene, va bene. Pasquino, Ancora. allora, io voglio che tu ci facessi entrare un po' nel tuo mondo. Non, no, 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 non ho detto nella tua testa, ho detto nel tuo mondo che se entriamo nella tua testa ci No, perdiamo ci perdiamo, però. completamente, ci perdiamo Alice nel completamente. paese delle meraviglie. Ecco, allora, al di là del lavoro che fai e quindi stai sempre con i ragazzi, È sempre con un computer. e sempre con un computer, e l'esperienza che stai vivendo, ecco. Te la posso dire sinceramente. Allora, Devo andare a no, no, va perché bene. praticamente diciamo che ho avuto la sfortuna di non avere figli. E Va, quindi per va. me, anche a loro, gliel'ho detto, per me sono tutti figli miei, quindi li vedo come figli da crescere, da educare. Quindi quando vedo qualcosa di storto, loro hanno capito che lo faccio per il loro bene e quindi accettano anche il mio consiglio. Che Quindi. spettacolo! Adesso Che spettacolo! E che mi chiamano pure spettacolo papà, veramente! ma pure il Guarda, romanticone. perché c'è poi uno, adesso entriamo un po' in quello che è essere l'allenatore. Ci sono due correnti di pensiero.
ossia come trattare il tuo spogliatoio. C'è chi da una parte li tratta tutti in modo uguale e c'è chi invece dall'altra parte casomai si coccola i più grandi, perché insomma anche per pararsi un po' il culo gli allenatori si coccolano i più grandi. Voi siete più vicino a quale pensiero? Quello di trattare tutti allo stesso modo o quello dove ci sono delle gerarchie ben precise? Io penso appunto quello di trattare tutto allo stesso modo, perché se fanno parte di una squadra significa che l'allenatore ha voluto un ragazzo come ha voluto tutti gli altri, e quindi secondo me... Ma bella, soddisfacente questa risposta, c'hai un pensiero diverso tu? Assolutamente identico. Però un dato di fatto è che poi in tanti spogliatoi vige la gerarchia, lì dove c'è sempre, vabbè, il capitano, ma poi ci sono gli anziani, fino ad arrivare ai più giovani che magari qualche volta vengono anche, non dico maltrattati, ma insomma non trattati bene. Tutte volte vengono, diciamo, non presi. Ecco, tu hai vissuto anche lo spogliatoio delle Cavanese, se non vado errato, che era prima squadra. E trovi differenze tra le due squadre? Ma diciamo che qua sto in pianta stabile con la Juniores, però lo spogliatoio comunque sto, lo vivo con i ragazzi della prima squadra. E devo dire che bene o male le tante differenze non ci sono, perché alla fine gli over come si comportavano lì, alla fine si comportano anche qua, cioè se in modo, diciamo, positivo, perché aiutano a crescere gli over. Sì, dato di fatto è quello, che è una bacchettata di un over, un consiglio non dato è nel stessa, modo giusto. Lo stesso richiamo che magari ti può fare un coetaneo. Sì. Bisogna ascoltarli, d'altronde. Però bisogna vedere anche a volte il curriculum, non il fatto che uno abbia giocato chissà quanti anni, perché magari ha giocato in terza categoria e non vale la stessa cosa. Quindi, però ascoltate i più grandi che vi danno i bei consigli. Allora, noi ci fermiamo un attimo, mandiamo una bella canzoncina, così respiriamo un poco e ci rivediamo fra 5 minuti qui il calcio che ascolta Azioni Cardi e la Juniores della Forza e Coraggio. Sarebbe meglio così, ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù. Per loro tu puoi fare di più. In questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu. Sono scene viste in TV e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare, non so, non lo so.
Siamo in onda. Eccoci, eccoci. No, stavamo alle prese con il cellulare, perché talvolta non riusciamo a beccare tutti i commenti, e quindi mi sa che sono arrivati dei commenti. Che, infatti, mo ho visto e mi esce. Allora, state zitto un poco. Allora, sì, Susi Russo, bravissimi ragazzi. Grazie. Ecco, vedi. Salutiamo la zia. Vincenza Oriemma e Ezio Portibene, dopo quattro sconfitte domenica abbiamo fatto il risultato, forza Rotondi. Poi c'è Fabrizio, ah no, Fabrizio Guida sta guardando, vabbè. Alessandro Pucella, vedi ragazzi, ditemi la verità, ma Antonio Moriconi para. Mamma mia. Vogliamo fare un grande applauso al preparatore dei portieri della Forza e Coraggio, sia prima squadra che juniores, Alessandro Pucella. No, doppio applauso, doppio applauso, anche perché in settimana gli è nato, che spettacolo, auguri, auguri per lui, che spettacolo. Va bene, passiamo, prima abbiamo toccato anche un attimo Ceppalone, non ci siamo persi con Mastella, ma in realtà volevo dire, ma tu lo segui Ceppalone, lo segui papà? Sì, sempre. Ma non è strano avere un papà che allena, poi avere a che fare con un altro allenatore, e casomai, non so, vi trovate a chiacchierare tutte e due, avete idee uguali per quanto riguarda il calcio, insomma, facci capire un po' questo rapporto con un papà allenatore. Vabbè, sull'aspetto calcistico, diciamo, abbiamo gli stessi punti di vista. Sì, di Wendy, non c'è dubbio. Grazie. Infatti, su molte teorie ci troviamo sempre allo stesso modo. Ovviamente, da quest'anno è strano, perché comunque avendo anche due allenatori fuori da casa mia, poi c'è mio padre a casa, comunque mi confronto un po' per capire come ci si comporta. Che cosa ti hanno insegnato questi due allenatori che salutiamo, sia la Pellegrino Formato, ma anche Ferdinando Pirozzi. Pirozzi, ragazzi, non mi abbandonate Pirozzi. Si compensano tutti e due, sì, insomma, sì, una bella coppia. Cric e Croc. Cric e Croc. Inseparabili. Ma dai, Cric e Croc, no. Inseparabili, infatti spense. Veramente, Antonio Pasquino, tu più puoi parlarci dei nostri due mister. I telefoni che fanno rumore, forse anche il mio. Che stai facendo questo? Sto mettendo uno sketch. Ma quale sketch? No, veramente. Vabbè. No, dai, parla un po' di questi allenatori. Testi dei loro lodi, non lo so. Vicinati al microfono. I due allenatori, secondo me, per come sono stati inseriti in questa squadra di ragazzi che non conoscevano nessuno praticamente, sono stati catapultati all'improvviso. All'improvviso, quindi si sono trovati con dei ragazzi più che non hanno mai allenato una juniors, quindi hanno sempre allenato ragazzi che superavano, diciamo, i 22-23 anni, anche 40 anni. Ecco, già abbiamo fatto sto salto. E quindi sono andato a allenare i bambini. Diciamo, i bambini, vi ha dato dei bambini. I bambini. Allenare i ragazzi, perché rispetto ai 40 anni sono bambini. E quindi allenare dei ragazzi più giovani di quelli che hanno allenato fino adesso è stato anche difficile mantenere la calma, soprattutto.